È Milano Malpensa, la porta d'ingresso aerea della droga in Italia, primo fra tutti gli aeroporti nazionali. Più del 76% della cocaina illegalmente importata è stata scoperta qui, quasi quattro volte quella di Roma Fiumicino. Al terzo posto in graduatoria c'è Linate, un primato relativo visto che la polvere bianca entra principalmente via mare, che però diventa assoluto se si parla di eroina. 43 i chili sequestrati dopo l'atterraggio, quasi due terzi di tutte le frontiere aeree. I dati riferiti al 2022 sono contenuti nell'ultima relazione annuale del Viminale, che dà il polso anche delle operazioni antidroga, 3.220 in Lombardia, un'ottantina in meno rispetto al Lazio capolista. Sul fronte dei sequestri di cocaina è la Calabria a guidare, ma se si torna all'eroina la nostra regione è di nuovo prima. Qui le forze dell'ordine hanno rintracciato più di un terzo dello stupefacente di tutto il paese. 3.850 le persone segnalate all'autorità giudiziaria, il 14% su scala nazionale. 20 i decessi per abuso di sostanze, sicuramente troppi, ma per fortuna numeri lontani dal biennio nero 2018-2019, in cui morirono complessivamente 69 persone.